E andiamo alla foresta, che tanto era appunto dove eravamo prima, ma se non potevamo far niente, foresta delle piante piranha. Ehi là, Donkey Kong, ci piacerebbe molto andare nella foresta, sai, però... Sappiamo già che non ci farai passare perché sei convinto che sia troppo pericolosa, dico bene? Mario, che facciamo? Non riesco a trovare una soluzione. Come dici? Se vogliamo andare a tutti i costi nella foresta, dovremmo prima mostrarti la nostra abilità a tennis. Mario, guarda! C'è un campo da tennis qui nella foresta. E quello mi sembrano stupi. Chissà cosa ha in serbo per noi, Donkey Kong. Non credo che stia scherzando. Metticela tutta, Mario! Usi potenti colpi intensi e colpi speciali che hai imparato da Aster e prova a ottenere una vittoria per KO spezzando la racchetta dell'avversario. Giochiamo! È tempo di distruzione! Caro coso Donkey Kong, ti distruggo! Salve arbitri coccinella! Voilà! Toh! Tanto qua dobbiamo vincere per KO, ma come facchio facciamo a vincere per KO? Questo Donkey Kong non riesce a beccare le palle. Toh! Voilà! Ok, le tiro addosso. Altrimenti faccio così che faccio prima. 30-0. Vai! Mega colpi! Yeah! Ho capito, 40-0. Non riesco neanche a caricare il colpo speciale. Io spero soltanto che non debba per forza giocare. Yeah! Cioè, non devo per forza vincere per KO. E se vinco normalmente mi va bene lo stesso a me, eh. Mamma mia, colpo vittoria primo round. Cambio campo. Cambiamo campo. Fatti sotto, Donkey Kong, non ho paura. Le. Sto qua che ci vuole. No! Che ci vuole. Mamma mia, te la tiro addosso. Si è spostato, l'ho tirata fuori. L'ho tirata fuori, si è spostato. Ma vedi te questo qua che si sposta perché non vuole che gli voli addosso la palla. Te! Ma! Ste cacchio di piragnone che... Oh! Aiuto! Colpo al corpo! E vai! Dritto in faccia! Ste cacchio di piante che escono e mi danno fastidio. Ma guardate, colpo smorzato. Mamma mia, il colpo smorzato che tra un, per un pelo noi la buttavo ancora in bocca al signor piragna. Dai su, Donkey Kong, fatti so. Madre di Dio! Come troppo presto allora. Sta cacchio de... Ma... Ah, piantina, perché me l'ha buttata dalla capa? Ma era un... Ah! Non so se avete fatto caso, era una piantina di un altro colore. Non era del colore normale, era tipo marrone, una roba del genere, quindi bisogna stare attenti con quelle. E vai, coccinelle! Palla dell'incontro! Cioè, io spero di vincere così, ecco, di non star, dover star lì a rifare tutto. Vittoria! Caro Donkey Kong, spostati, che adesso devo andare avanti nel mio cammino. E vai, grande vittoria. Mi dispiace, eh. E si sale i grandi livelli. Livello 2 da Mario. Se la tua barra esperienza si riempie alla fine dell'incontro, il tuo livello aumenterà. Avanzando a un livello più alto, Mario migliorerà le sue prestazioni. Quando la velocità dopo aumenterà, le tue palle diventeranno più rapide. Una maggiore velocità corsa ti permetterà di muoverti più in fretta. Con aumento dell'accelerazione raggiungerai più rapidamente la tua velocità di movimento massima. Avanzando di livello non solo otterrai parametri migliori, ma potrai anche migliorare meglio i colpi che possono spezzare la tua racchetta e avrai più tempo a disposizione per completare le sfide. Se affronti un avversario troppo difficile da battere, prova a rifare un livello già completato per guadagnare esperienza e aumentare il tuo livello. Puoi controllare il tuo stato in ogni momento aprendo il menu di pausa con meno o più selezionando stato. Sembra che Donkey Kong abbia apprezzato la tua bravura. Ottimo lavoro!
Addentriamoci nella foresta, dunque. E mi lasci passare. Ma che c'è sta? Campo d'allenamento della foresta. Proviamo a vedere cosa c'è al massimo. Sembra che sentiero porti a un vicolo cieco. Oh, sbaglio! O c'è un campo da tennis qui, potrebbe esserti utile. Forse qui puoi affrontare tennisti più forti. Magari ti va ad allenarti con me? Su, proviamo a fare degli scambi fino a raggiungere un certo numero di punti. Con 10 colpi consecutivi otterrai punti bonus, quindi metticela tutta per continuare gli scambi il più a lungo possibile. Va bene, facciamo pure sta cacchio di allenamento. Sfida di scambi principiante. Dobbiamo arrivare a 10 scambi. Perfetto. Io te la tiro addosso la palla, eh. Abbiamo 3 tentativi. Top! Yeah! Non si sposti troppo, caro Todd, perché altrimenti non riesco a capire. Do cacchio, vai! Certo che sto coso che mi fa anche i tiri strani. Yeah! Bravo Todd, continuiamo! Aia! Però non colpi difficili, ecco. Bam! Pallonetto! Oh! Calmino Todd! Ma ha distrutto! Stia anche un po' calmo Todd, eh! Ma guarda te questo qua! Non è che è una partita dove bisogna vincere, eh! Oh! Ma! A Todd! Ma che stiamo facendo? Dobbiamo continuare gli scambi! Ma non è che se faccio punto magari... Oh, vabbè, mo te faccio vedere io! Colpo speciale! Toh! L'ha bloccato! Ma Todd sei un disgraziato! E riproviamo se si può! Tanto si sale un pochino. Che peccato, pazienza però. C'è sempre una prossima volta. Ce l'abbiamo fatta! Perché ho preso... Ah no, perché abbiamo fatto i colpi, yes! Prova sfida completata a livello 3! Yes! Ce l'hai fatta Mario, la tua abilità tennis sta aumentando a dismisura! A proposito, Donkey Kong mi aveva detto che è importante tenere a mente la resistenza delle racchette. Le piante piranha che dimorano in questa foresta possono rispedire indietro le palle con una potenza tale da rompere le racchette, almeno così dicono. Per rispondere a un tiro molto forte, prova a bloccarlo premendo A nel momento in cui la palla entra in contatto con la racchetta. E vai, completato! Chi è pianta piranha di sto cavolo? Habitat delle piante piranha. Che buio che c'è qui! È un luogo davvero tetro! Una foresta oscura, umida e spaventosa, non si addice a un Todd raffinato come me. Oh no, Mario! Siamo finiti nel territorio delle piante piranha! Fai attenzione alle palle di fuoco e sconfiggi rapidamente le piante piranha! Giochiamo! Fuoco rapido! Sconfiggi 30 piante piranha entro il tempo limite! Fatevi sotto! E beh? Aia! Te! Bam! Pallonetto! Che vi becco voi là in fondo! Tiè! Una mira! Ah. Con calma ce la si fa! Continuare sempre a beccare quelle poi! Tiè! Bam! Pallonetto! Una mira poi col pallonetto! Oh! No! Colpo speciale! Bam! Mamma mia, 9.30. C'è ancora tempo, quindi... A quel punto lì... Oh! Come è troppo presto! Oh, non ce la faccio a beccarne più neanche una! Chi è? Colpo speciale! Così lo becco sicuro! Mimia! Quella lì!
Yeah! Bam! No, troppo presto. E io queste qua le lascio andare. Ah, se perdo la palla... Giustamente, se perdo la palla, perdo anche la vita. No, i secondi. Più che la vita. Yeah! Aia! No, l'ho mancata. Per un pelo. Bloccato! Mamma mia, stavo facendo un colpo di quelli spaventosi. Aia! Bloccato un'altra volta! E ho risbagliato! Ah! Questa lasciamo perdere. Banf. Beh. Oh! Riuscire a beccare questo qua? Che tira le palle strane. In bocca! Tiè! Mancano 40 secondi! Bloccato! Tiro power! Aia! No, per un pelo! Beh! Un altro tiro power! Ne mancano 3! Bam! Troppo presto, ne mancavano 2! Dannato me che ho tentato di fare quel blocco lì! Scusa Mario, dobbiamo rifare questo Itzami Okidoki livello 4! Forse dovresti allenarti di più con il colpo intenso prima di affrontare le piante piragna. Ce l'ho fatta! Mi stavo cadendo nello stesso inganno di prima perché avevo soltanto un pezzo di energia. Salimi di livello 5 Okidoki! Yes! Sei fortissimo Mario e ora andiamo avanti. E là là. Quindi di qua. Limite della foresta. Ok, invece da questa parte. Ok, allora andiamo al limite della foresta. Un vicolo cieco. Guarda Mario, c'è uno spunzo. Cosa ci fai tutto solo nella foresta, amico? Non ci vede? Sto usando il legno di un albero caduto per fare una racchetta. E materiale di prima qualità, che credete? Già che ci siete qui, perché non mi aiutate a migliorare la mia difesa? In cambio vi darò una di queste racchette sopraffine. Cerca di ribattere le palle con le piante piragna, lanciano zone nel campo per me impossibili da raggiungere. Se non ribatterai una palla o il tuo corpo sarà debole e riuscirò facilmente a respingerlo, lo considererò un errore. Niente omaggi, ragazzi. Si comincia a mettersi in 20 risposte sbagliando meno di 3 volte. Tutto per una semplice racchetta di legno? Beh, chissà quante altre sfide ci attendono. Più racchette abbiamo, meglio è. Metticela tutta, Mario! E vai, sfida di risposte vincenti principiante. Esegui 20 risposte vincenti con meno di 3 errori. Va bene. Ciao. Palonetto. Ma risposte vincenti proprio devo fare. Devo fare punto. Sbam. Caro spunzo. Capisco che ti devi migliorare sulla difesa però. Accossia! Oh! Accossia è troppo facile! È troppo facile, very well! Bam! 5, che sicuramente non ce la facciamo assolutamente la prima volta. Mai nella vita. Perché poi arriverà sicuramente quello là che ci tira il super mega colpo come ha fatto prima. Soprattutto se sbagliamo, sbagliamo poi. Io che sbaglio già 2 volte, io non lo so. Chi è? Certo che spunzo, con tutto rispetto, fai abbastanza schifo, eh. Ma troppo presto. Devo aspettare ancora un pochino. Questo facciamo il tiro così, perché altrimenti può anche darsi che magari ci beccava quello lì. Pallonetto. Caro mio, qua sul pallonetto devi lavorare molto.
Un altro. No! Lo sapevo! Cacchio! Occhidocchi. È stato uno spettacolo patetico. Mi vergogno per voi, mi spiace. Ma non vedo come si possa considerarlo un allenamento serio. È andata male, ma non demoralizziamoci. Magari potresti provare a mandare la palla ancora più lontano da Spunzo. Sono certo che è questa la chiave per la vittoria. Caro Spunzo, mi dispiace, colpo speciale! Ti devi ancora allenare molto per diventare un buon giocatore di tennis! Completato! Yeee! Yeah! Okidoki! Livello 7! E si aumenta in acceleration! Sei grande Mario, le tue risposte vincenti sono state eccezionali. Ero sicuro che ti saresti dimostrato alla terza del compito, Mario. Come promesso, eccoti la mia racchetta di legno. Te la sei meritata. Hai ottenuto la racchetta di legno! Quando ottieni una nuova racchetta avrai a disposizione un maggior numero di racchette nella modalità avventura. Le racchette con attacco elevato causeranno molti danni alle racchette avversarie. Le racchette con difesa elevata subiranno meno danni causati dai colpi avversari e le racchette con resistenza elevata resisteranno di più ai danni prima di spezzarsi. Se la tua racchetta si spezza, ne verrà selezionata per te un'altra dalla tua collezione nello schermo di stato partendo da sinistra. Puoi anche cambiare l'ordine in cui decidi di usare le racchette selezionando ordine racchette nello schermo di stato. Se la tua ultima racchetta si spezza, dovrai ottenerne altro e avanzare di livello per continuare. Puoi vedere la racchetta che hai ottenuto selezionando stato.